Professore Silvano Tagliagambe, che cos'è la strategia dello sguardo e perché è così importante l'immaginazione? La strategia dello sguardo è un processo di trasferimento dell'informazione dall'ambiente al nostro cervello, che si basa sul presupposto che dall'ambiente non ci pervengano significati già codificati, cioè cose già etichettate a cui associamo un significato e che il cervello deve soltanto recepire. In realtà dall'ambiente ci provengono soltanto informazioni indirette, suscettibili di interpretazioni, che si presentano con una moltiplicità di significati possibili, per cui ad esempio Gibson, che è il teorico della concezione ecologica della percezione, dice che gli oggetti ci si presentano sotto forma di opportunità che noi dobbiamo cogliere e declinare a seconda delle nostre specifiche esigenze e a seconda del modo in cui ci si presenta la relazione con l'ambiente. Per cui, diciamo, da questo punto di vista il concetto non è nuovo, in realtà i poeti l'avevano già intuito, basta pensare all'idea di visione doppia di Leopardi. Leopardi teorizzava già nelle sue opere, diciamo, dedicate a questo specifico problema, l'idea che la percezione vada sempre coniugata con l'immaginazione e che la capacità del poeta, dell'artista, ma anche dello scienziato, è appunto quella di andare al di là del modo egemone di percepire le cose, sviluppando la capacità di vedere e di pensare altrimenti. Ecco, la strategia dello sguardo non è altro che l'applicazione della capacità di vedere altrimenti, riuscendo a interpretare le cose che usualmente ci si presentano in forma rutinaria, abituale, da un punto di vista nuovo che consente appunto una porto creativo della mente al processo della visione. Dottora Danilo Sirigo, l'immaginazione e la visualizzazione possono essere attivate con l'ipnosi e l'ecografia, quindi le chiedo a quali risultati ha portato la sperimentazione sull'uso combinato? Sì, allora abbiamo lavorato molto sulle malattie intestinali. Io sono un gastroenterologo e un radiologo, mi occupo di ecografia, per cui per me è stato anche abbastanza quasi spontaneo unire l'immagine mentale che si evoca con l'ipnosi con l'immagine reale dell'ecografia, delle immagini ecografiche. E abbiamo lavorato molto su quel concetto di frammentazione che molti malati hanno di sé. Basta pensare alla malattia dell'intestino irritabile piuttosto che anche alle malattie croniche infiammatorie intestinali. Sono pazienti che hanno una specie di interruzione della consapevolezza di integrità corporea. Allora l'intestino diventa un organo addirittura da cui si vuole distaccare e quindi lo vedono come un corpo estraneo. E allora la possibilità di vederli attraverso l'ecografia in uno stato modificato di coscienza come l'ipnosi permette di riconciliarsi con quella parte del corpo che veniva in qualche maniera separata. E quindi abbiamo lavorato molto sulle patologie intestinali, abbiamo fatto un lavoro sull'intestino irritabile, abbiamo lavorato sui sintomi fondamentali, il dolore, il gonfiore e poi anche un'alterazione anche della qualità di vita e abbiamo notato dei significativi cambiamenti in tutti i parametri e in tutti i sintomi di queste patologie. Stiamo affrontando adesso le malattie croniche infiammatorie intestinali, dimostrando che l'ipnosi è anche un effetto antinfiammatorio perché agisce sullo stress e noi sappiamo proprio nell'ottica della psiconeuroendocrinologia quanto lo stress incida nello sviluppo di patologie infiammatorie. Sono infiammazioni neurogeniche cosiddette e lo possiamo valutare anche nella valutazione di alcuni parametri biologici come per esempio l'interleuchina 1-6, il TNF-alfa, che abbiamo visto che si riducono durante la trance ipnotica. E poi abbiamo un obiettivo ancora più importante che è appunto effettuare una terapia, un processo di cura integrata anche nelle patologie neoplastiche. Sappiamo che l'ipnosi agisce molto sui sintomi di queste patologie e anche sullo stato di insonnia o di tristezza anche rispetto a queste patologie. E ancora un altro obiettivo che ci stiamo ponendo proprio in questi ultimi periodi, trattare i pazienti trapiantati, proprio per riacquistare la consapevolezza di un organo che non solo non è loro, ma è addirittura di un paziente magari deceduto. Per concludere chiedo a tutti e due un parere su Saluscienza. Saluscienza è?
Beh, Salucenza è un contributo utile nella misura in cui, come si diceva nell'ultimo intervento, si riesce ad integrare, non soltanto ad accostare, ma integrare proprio competenze specialistiche diverse, facendole interagire, mantenendo però il rigore specifico di ogni singola disciplina, che non va mai dimenticato. Beh sì, è sicuramente l'opportunità di integrare competenze differenti dal campo della medicina, delle neuroscienze, della filosofia, quindi è importante fare proprio questa opera di transdisciplinarietà di competenze che rimangono però sempre nell'ambito del rigore scientifico.